Bene, quindi possiamo cominciare. Io do il benvenuto a tutti, alle persone che sono connesse. Do il benvenuto al cavalier Gabriele Boccaccini, che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qui stasera, anche se in questa formula a distanza, per raccontare una serie di storie che anche noi non conoscevamo a fondo. Oggi è la giornata della memoria, è una giornata importante per la comunità mondiale, direi a questo punto, perché ricorda appunto dei momenti terribili della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Sono momenti difficili che stiamo vivendo anche ora in qualche parte del mondo, purtroppo ci sono ancora atteggiamenti che possono essere definiti simili a quelli accaduti e che racconteremo in questo momento, ma è nei momenti più bui. Noi abbiamo usato come immagine per questa giornata una candela che da un momento di buio dava la luce, dava un segno di speranza. Il titolo dell'iniziativa appunto è La Montespertoli che salvò gli ebrei, perché anche nei momenti più bui possiamo trovare storie di coraggio, storie di persone che hanno messo a rischio la propria vita e con fatica, con grande impegno hanno cercato di salvare quella degli altri. In questo caso parliamo di alcune persone montespertolesi, di alcune famiglie legate a Montespertoli e di diverse storie che appunto erano un po' sconosciute e che Gabriele ci ha fatto piacere di ricercare. Gabriele è professore presso l'Università del Michigan e per la sua attività che ha fatto sia in Italia ma in gran parte all'estero, 3 anni fa è stato insignito del Cavalierato alla Stella d'Italia dal presidente Mattarella. È una bella onorificenza che viene riconosciuta a chi ha portato il nome del nostro paese, dell'Italia, in alto all'estero e quindi lo ringrazio davvero di cuore per essere qui con noi. Si divide tra la presenza in Michigan e un po' la presenza a Montespertoli, magari in qualche periodo un po' più estivo. Lo ringrazio davvero per questo momento e direi che possiamo iniziare. Io direi, Gabriele, di lasciare spazio a te nella tua presentazione, che credo riusciate a vedere su una parte del monitor, e poi se qualcuno di voi ha qualche curiosità, qualche domanda, qualche cosa da dirci alla fine, ecco, alla fine dell'intervento di Gabriele possiamo rispondere a qualche curiosità anche o a qualche riflessione che insieme vorrete farci. Il video della giornata di oggi poi sarà messo sulla pagina YouTube del Comune, quindi lo potrete riguardare anche nei prossimi giorni. Ringrazio tutti quelli che vorranno passare questo tardo pomeriggio con noi per ricordare questa giornata molto importante. Vi ricordo anche che presso il Museo del Vino ai Lecci quest'anno è allestita una mostra nell'ambito del progetto Ready to Print dello Yad Vashem e quindi abbiamo dei pannelli espositivi che abbiamo messo lì. È una mostra temporanea, sappiamo che ci sono un po' di limitazioni in questo periodo, rimarrà fino alla fine di aprile visitabile nell'ambito dell'apertura della biblioteca che abbiamo momentaneamente trasferito là. Quindi queste sono le iniziative che abbiamo fatto per ricordare questa giornata, perché la memoria è essenziale per non dimenticare e chi dimentica molto spesso poi rischia, il rischio che si corre quando si dimentica è quello di dover rivivere certi momenti e non possiamo assolutamente permetterlo. Ti lascio la parola, Gabriele, se non la faccio anche troppa lunga e ti ringrazio ancora. Grazie, 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 grazie Alessio, per me è un piacere essere con voi oggi, così da lontano dall'America, questo è il bello delle tecnologie, no? Che ci rendono anche più vicini, ecco. E questa opportunità anche di parlare un pochino del giorno della memoria da un'ottica anche di storia locale, insomma, di farla calare nell'esperienza quotidiana, reale delle persone e dei luoghi, che ci sono a tutti i familiari, inquadrandole poi in un'ottica più vasta. Ho deciso di dividere, diciamo, questa mia presentazione attraverso l'esperienza di 3 famiglie, la famiglia Sonnino, la famiglia Milani, la famiglia Pic, che
hanno lasciato un'importante testimonianza a Montespertro e che ci aiutano quindi a ricostruire anche quegli eventi. Nello schermo vedete qui il manifesto della giornata, anche i ringraziamenti alle tante persone di Montespertoli, che del comune di Montespertoli, che hanno collaborato attraverso il reperimento dati. E come ha detto anche adesso, siamo soltanto all'inizio di un cammino, perché secondo me ci sono ancora tante cose interessanti da riscoprire e da approfondire meglio proprio a livello di esperienza locale. Sono passati tanti anni da quegli eventi, però questi eventi rimangono ancora un elemento importantissimo nell'identità della comunità montespertolese, e quindi meritano di essere fatti conoscere le persone di Montespertoli, ai ragazzi delle scuole, perché sono testimonianze veramente importanti di storia vissuta. Ho preparato una serie di immagini per presentare per illustrare questa mia presentazione, e vorrei cominciare subito con un'immagine del Castello Sonnino, che tutti quelli che sono a Montespertoli conoscono benissimo, perché è un po' l'emblema del capoluogo, no? È il primo luogo che si vede venendo da Firenze all'ingresso del paese. Il Castello Sonnino fu acquistato nel trasformato poi in Villa Signorile da Isacco Saul Sonnino, un ebreo livornese, attorno agli anni 1840. La famiglia Sonnino è una famiglia ebraica, italiana, di lunga storia. La sua origine data a questo paese, al paese Sonnino. Il Sonnino è il nome di un paese oggi in provincia di Latina, un paese nel Lazio dove esisteva fin dal Medioevo una comunità ebraica importante, e quando nel 1555 il Papa Paolo IV stabilì il ghetto di Roma e quindi obbligò tutte le famiglie ebrei che vivevano nei tanti villaggi, nei tanti paesi del Lazio a trasferirsi in residenza coatta a Roma, anche le famiglie che abitavano a Sonnino dovettero fare valigia e trasferirsi a Roma. E come tutte le famiglie che venivano dai piccoli centri, dagli altri villaggi, furono chiamati con il nome del luogo da cui provenivano. Per cui abbiamo i Sonnino, abbiamo i Tagliacozzo, abbiamo i Viterbo, questi cognomi ebraici che nascono come nomi di luoghi di origine della loro comunità. Quindi i Sonnino, le famiglie che abitavano al Sonnino, si ritrovano al ghetto di Roma, e da lì alcune di loro cercano fortuna anche altrove, in luoghi dove c'erano anche più opportunità che non nello Stato Pontificio. Tra questi luoghi, soprattutto la Toscana, e la Toscana in particolare Livorno. Livorno è una città costiera, un porto che il Granducato trasforma, costruisce ex novo, da un piccolo borgo di pescatori, in un importante centro commerciale come Porto Franco, per stimolare i commerci del Granducato con il Mediterraneo. Come parte di questo sforzo di trasformazione di Livorno in un porto franco, c'è i privilegi dati agli ebrei di poter risiedere liberamente a Livorno. Livorno è uno dei pochi luoghi in Europa dove non c'è ghetto, dove gli ebrei possono vivere liberamente, costruire liberamente le loro istituzioni, le loro sinagoghe, i loro luoghi di culto. Metà della popolazione di Livorno è ebrea. Viene costruita quella che vedete, purtroppo è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale a causa dei bombardamenti, quella che era considerata la più bella sinagoga d'Italia, la sinagoga del Seicento, la sinagoga di Livorno. Nell'Ottocento Livorno diventa anche un punto molto importante di commercio tra l'Impero Ottomano e le colonie britanniche, l'Egitto e l'Inghilterra. Alcune famiglie ebrei livornesi, come Montefiore o di Israeli, si trasferiscono in Inghilterra e lì diventano parte importante anche del mondo politico
inglese di Israele, addirittura primo ministro, e tra questi anche la famiglia Sonnino, che si dedica ai commerci con l'Egitto. Isacco Saul si trasferisce in Egitto per diversi anni, ne torna come ricco possidente, si sposa con una nobildonna gallese e compra questa tenuta, un po' nello stile inglese, no? della tenuta di campagna, dove si stabilisce con la famiglia. La moglie gallese è anglicana, per cui i figli non saranno allevati come ebrei, ma saranno allevati come cristiani anglicani. Tra i figli di Isacco, naturalmente, il più famoso è Sidney Sonnino, che è un importante uomo politico, diplomatico, ministro degli esteri, primo ministro italiano nel periodo post-risorgimentale. Sidney Sonnino è anche però legatissimo a Montesperto, comincia la sua carriera a Montesperto, che è stato uno dei tuoi predecessori, Alessio, sindaco di Montespertoli dal 1878 al 1882, rimane consigliere comunale a Montespertoli, pensate, dal 1877 fino al 1920, senza interruzione, soltanto un paio di anni per via dei suoi impegni al governo non sarà più possibile essere presente. È una delle figure più importanti della politica italiana post-risorgimentale e rimane legatissimo a Montesperto, alle vicende di Montespertoli, grazie all'archivio del comune di Montespertoli, all'aiuto datomi da Daniela, da dottoressa Daniela Brenci e dall'architetto Francesco Natali. Per esempio c'è questa fotografia molto bella di Sidney Sonnino che accompagna l'altra gloria montespertolese dell'epoca, il tenore Amedeo Bassi, allora celeberrimo in tutto il mondo, in uno dei momenti in cui rientra nella sua nativa Montespertoli. Qui vedete Sidney Sonnino che lo accompagna in macchina per le vie di Montespertoli. Montespertoli ha anche dedicato un museo a Amedeo Bassi, tra l'altro un bellissimo museo alla figura di Amedeo Bassi, dove questa fotografia è esposta. Castello Sonnino è oggi sede dell'archivio del centro di studi Sidney Sonnino, quindi è rimane legato fortemente anche al ricordo del particolare dell'esperienza di Sidney Sonnino. La famiglia Sonnino, come vi ho detto, perde rapidamente poi i suoi legami con l'ebraismo, perché i figli di Isacco, Saul, poi sono cristiani anglicani, quindi non mantengono i legami con l'ebraismo. È una famiglia assimilata, però ho voluto cominciare a questa famiglia prima di tutto per far capire come l'ebraismo sia parte integrante della storia e della cultura italiana. Tanto da lasciare nomi importanti, pochi pensano a Montespertoli che Sonnino siano ebrei, eppure il toponimo Sonnino ci viene da lontano, ci viene da lontano e da questa storia ebraica. L'ebraismo ha lasciato in Italia dei segni importantissimi anche nel paesaggio culturale, artistico italiano. Basti pensare alla Mole Antonelliana, il simbolo di Torino, che è nata come sinagoga della comunità ebraica di Torino, poi donata allo Stato italiano, ora Museo del Cinema, sinagoga, e questa è la sinagoga di Casal Fiorentino, la sinagoga di Firenze, la sinagoga di Vercelli, monumenti bellissimi. Gli ebrei sono presenti in Italia fin dall'epoca romana, fin da Giulio Cesare, sono la comunità religiosa che la cui presenza è più lunga dal punto di vista della storia italiana, e il contributo dato dagli ebrei alla cultura italiana è enorme. Basta, in tutti i campi della cultura italiana, basti pensare a personaggi come Lorenzo Lapponte, che è il librettista di Mozart, o al musicista Mario Castelnuovo Tedesco, artisti come Amedeo Modigliani,
famosissimo livornese, o Emanuele Luzzatti, a scrittori come Italo Svevo, Alberto Moravia, Primo Levi, Natalia Ginzberg, Giorgio Bassani, l'autore del Giardino dei Pizzicontini, 4 premi Nobel, Rita Levi-Montalcini, a cui anche il Comune di Monte Esperto ha dedicato una scuola, Franco Modigliani, Emilio Segre, Salvatore Luria. Come vedete, in tutti i campi, anche nel campo poi dell'intrattenimento, della cultura popolare, della televisione, del cinema, basta pensare a Franca Valeri, o a Arnoldo Foà, o a Vittorio Gassman, tre famosi attori di televisione e di cinema italiani di origine ebraica. Quindi ho voluto cominciare la famiglia Sonnino proprio per dare un po' il senso dell'importanza della presenza ebraica in Italia, capillare, come vedete, anche in paesi come Montespertoli, non soltanto nei grandi centri come della presenza ebraica, come Firenze, Torino, Livorno, Trieste, Milano, Roma, Venezia. Con la famiglia Milani, la seconda famiglia con cui volevo sottolinearmi, invece siamo in un ambito più direttamente legato all'ebraismo. Don Lorenzo, qui lo vedete con la madre e i suoi genitori, poi Albano e Alice Weiss, Don Lorenzo era ebreo sia da parte di padre che da parte di padre. La madre era un'ebrea triestina, un'importante famiglia di origine austriaca, Alice Weiss. Anche il padre però era di origine ebraica, la sua nonna era Elena Raffalovich, una famosa pedagoga e insegnante di origine russa, un'ebrea russa, che aveva sposato un altrettanto celebre filologo italiano, Comparetti, e Albano ne era il nipote. Quindi Don Milani aveva discendenza ebraica diretta da parte materna e indiretta da parte di padre. Dovrei sottolineare che per la legge ebraica, anche poiché la linea predominante è quella materna, Don Milani era a tutti gli effetti ebreo e membro del popolo ebraico, anche se la famiglia era una famiglia laica, non religiosa. I genitori si erano sposati in comune, i figli non erano né circoncisi né battezzati, e anche loro hanno un legame diretto e molto stretto con Montespertoli, perché nel 1214 la famiglia Milani aveva comprato una tenuta a Montespertoli, nel territorio di Montespertoli, la tenuta di Gigliola, vicino a San Piero del Mercato, che si può ancora vedere la tenuta di Gigliola, nel 1914, e Albano, padre di Don Milani, era diventato un po' l'amministratore della tenuta di Gigliola per conto della famiglia Milani. Qui vediamo la madre Alice negli anni 20, nel 1920, a Gigliola con il fattore di allora Mattolini, e qui vediamo una foto invece ancora degli anni 20, in cui invece è il padre di Don Milani, Albano, con il fattore Mattolini, un operaio agricolo, che visiona i campi, le tenute alla tenuta di Gigliola. Non soltanto erano proprietari, ma la famiglia Milani trascorrerà molto tempo, specialmente nel periodo di vacanza, a Gigliola, ne farà uno dei luoghi privilegiati della loro permanenza. Qui vedete una fotografia del 1928 della famiglia Milani, in cui potete riconoscere sulla destra la madre che tiene in braccio il piccolo Lorenzo. Siamo nel 1928, Lorenzo era nato nel 1923, nella foto è anche presente il fratello maggiore Adriano di Lorenzo, in quell'anno nascerà anche la sorellina Elena. Gli anni 20 sono un'epoca felice per la famiglia Milani,
La situazione però comincia a cambiare con il regime fascista e soprattutto nel 1929 già con il concordato. Perché nella statuto albertino, prima del concordato, tutte le regioni sono sullo stesso piano. C'è una regione di serie A e una regione di serie B. Mussolini invece intende trasformare l'Italia in uno stato cattolico. E quindi il concordato stabilisce che la regione cristiana cattolica è la regione ufficiale dello Stato italiano, mentre le altre regioni riconosciute sono però collocate in un gradino inferiore. Dopo il concordato, già nel 1929, gli italiani che non sono cattolici sono un po' meno italiani degli altri, si sentono già più marginalizzati. La situazione cambia rispetto al periodo precedente. Poi Ma negli anni 30, la situazione precipita. Prima di tutto abbiamo la presa al potere in Germania di Hitler e la situazione diventa pesante, soprattutto per i figli, per i tre figli della famiglia Don Milani. Qui vedete Adriano, Lorenzo ed Elena Milani, questa foto è di Lorenzo, qui vedete nelle altre foto invece i ragazzi con i genitori. E i tre ragazzi a sciare, è una famiglia benestante, però la situazione comincia a diventare pesante per chi è figlio di un non matrimonio, come veniva considerato il matrimonio civile da parte della Chiesa Cattolica allora, e non è battezzato. I ragazzi cominciano a fare esperienza di episodi di intolleranza, di antisemitismo. La famiglia comincia a preoccuparsi per loro, già nel 1934, cioè all'indomani della presa del potere di Hitler. La famiglia Milani è una famiglia cosmopolita, è una famiglia abituata a muoversi a livello internazionale. A casa Milani si parlano 7 lingue. Lorenzo, a quell'età in cui lo vedete lì, parlava già fluentemente il tedesco, il francese, l'inglese, sapeva l'ebraico, il greco e il latino. Quindi la madre e il padre sono poliglotti, conoscono bene qual è la situazione, cominciano ad avere paura, timore per i loro figli, di quello che può succedere a loro. Decidono, per proteggere i loro figli, di procedere al loro battesimo. Intendono proteggerlo, forse naturalmente è un battesimo di convenienza, non è un battesimo che è il risultato di alcun cammino di conversione o di esperienza religiosa, è un puro battesimo di convenienza. Occorre trovare un prete che accetti di farlo e che sia disposto a farlo. Il prete è un amico di famiglia, è il sacerdote Don Vincenzo Viviani, che è il piovano a San Piero in Mercato, accanto, vicino alla tenuta di Giglioli. Non soltanto Don Viviani accetta di battezzare i tre figli, per quei tre figli Milani, per quello che è un puro battesimo di convenienza. Don Lorenzo, nelle sue memorie, lo ricorderà come il suo battesimo fascista. Non darà mai nessuna importanza a questo evento, sarà soltanto una decina di anni dopo, negli anni 40, che Don Lorenzo aderirà alla religione cattolica e si farà sacerdote. Però è importante dal punto di vista, vedremo poi, delle leggi razziali. Don Viviani non soltanto li battezza, fa qualcosa di più, che non era tenuto a fare, ma qualcosa di più che invece si dimostrerà importante nel proteggere i tre fratelli Milani. Retrodata la data del battesimo, falsificando i registri parrocchiali. In pratica, nei registri parrocchiali ci sono degli spazi vuoti qua e là. Allora, invece di segnare il battesimo nell'anno in cui è effettuato, siamo nel 34, e Don Viviani lo scrive, lo registra nei registri parrocchiali il più vicino possibile all'anno di nascita dei figli. Adriano è nato nel 1920, Lorenzo nel 23, Elena nel 28.
così che i tre figli milani risultino battezzati dalla nascita. Sono guardie registi parrocchiali, risulta che i tre figli milani sono stati battezzati dalla nascita in tre momenti diversi, mentre in realtà sono stati battezzati tutti insieme nel 34, 10 anni dopo la loro nascita. O più. Questo si rivelerà fondamentale nel momento in cui nel 1938 vengono emanate le leggi razziali. Le leggi razziali prevedono delle esenzioni proprio perché si sia battezzato fin dalla nascita. Don Milani è di famiglia mista, quindi è uno di quei casi disputati, ma essendo risultando battezzato fin dalla nascita, viene dichiarato ariano. In questa espressione un po' paradossale, risulta non ebreo, e quindi i figlioli di Milani vengono messi al riparo dalle leggi razziali. Non così per la famiglia Milani, per il resto della famiglia Milani. La madre Alice viene colpita dalle leggi razziali, come saranno colpiti dalle leggi razziali anche gli zii ebrei di Don Milani, in particolare la sorella della madre, la zia Silvia, che vedete qui in questa foto, e l'altra zia di Don Milani, Bianca Weiss, che si era sposato con un ebreo triestino, Giorgio Manni. Giorgio Manni era un professore universitario di economia e commercio all'Università di Trieste. Con le leggi razziali perde il lavoro, perde la professione all'Università di Trieste. E anche l'intera famiglia Weiss è colpita dalle leggi razziali. Il più famoso membro della famiglia Weiss, che è il cugino di Alice, che è il famoso psicanalista Edoardo Weiss, decide di lasciare l'Italia e nel 1939 emigra negli Stati Uniti, dove rimarrà poi fino alla sua morte nel 1970. La famiglia Weiss è legata a Montespertoli non soltanto attraverso Albano, Alice e i suoi figli, ma anche gli zii di Don Milani comprano la tenuta di 300 a Montespertoli. Quindi abbiamo due famiglie ebree proprietarie di territori a quel tempo: la famiglia Milani, che è proprietaria della Gigliola, e la famiglia Manni, che sono gli zii di Don Lorenzo, che invece sono proprietari della fattoria della tenuta 300, poco lontano da Gigliola. Siamo nel 38, come vedete la famiglia Milani, i figlioli sono risparmiati le leggi razziali, ma la famiglia Milani deve continuare a preoccuparsi dei propri membri che sono ebrei. Io conosco bene questa situazione perché anche la famiglia di mia madre era nella stessa situazione dei Milani, una famiglia mista in cui esistevano membri ebrei, membri che in qualche maniera avevano evitato attraverso battesimi di convenienza o meriti militari di essere annoverati tra gli ebrei, e membri non ebrei. Situazioni molto complesse, molto complesse, che poi generarono tante volte forme di conflitto durante la guerra, ma anche forme molto forti di solidarietà, in cui i legami familiari si dimostrarono molto più forti di qualsiasi logica politica. Arriviamo allo scoppio della guerra. Voi sapete che la guerra comincia in Italia nel 1940. Gli ebrei italiani non sono perseguitati nei primi anni di guerra, fino al 43, fino all'occupazione tedesca, non sono perseguitati, anzi l'Italia diventa una specie di santuario di rifugio per gli ebrei europei. Migliaia e migliaia di ebrei, soprattutto attraverso Trieste e i Balcani, arrivano in Italia. Sono ebrei che vengono dalla Polonia, sono ebrei che vengono dalla Croazia, dalla Jugoslavia, dall'Albania, dall'Ungheria, e cercano rifugio in Italia. Le persecuzioni stanno già producendo milioni di vittime,
nell'Europa dell'Est e nei Balcani. L'Italia diventa l'unico luogo di salvezza, di rifugio. Il regime fascista all'inizio ha un atteggiamento tollerante nei confronti dei rifugiati ebrei. Gli ebrei italiani non sono colpiti da misure di persecuzione. Per gli ebrei stranieri vengono allestiti dei campi di internamento, che sono campi di prigionia, anche se non sono propriamente campi di lavoro, sono campi di prigionia. Il più grande dei quali è nel meridione, a Ferramonti, vicino a Cosenza, dove oltre 2.000 persone sono ospitate, ma ci sono poi piccoli campi provinciali un po' in giro in tutta Italia, e la provincia di Firenze è a Bagnaripoli. A Bagnaripoli c'è un campo di internamento per gli ebrei stranieri. Migliaia di ebrei transitano per l'Italia, queste sono fotografie che riguardano, vedete molte famiglie con bambini, si rifugiano in Italia negli anni tra il 40 e il 43. Il regime fascista all'inizio, ripeto, ha un atteggiamento tollerante, addirittura favorisce, questo sarà molto importante anche per la famiglia Pic, favorisce l'organizzazione di un istituto che si chiama la Delasim, che è un'organizzazione ebraica in soccorso di rifugiati. Praticamente le comunità ebraiche italiane si organizzano, raccolgono soldi per dare un supporto a questi rifugiati che tante volte arrivano in Italia privi di tutto e vivono in questi campi. Il regime fascista dà l'opportunità liberamente alle comunità ebraiche di dare assistenza a questi rifugiati. Naturalmente lo fa anche per convenienze economiche, in quanto il peso del mantenimento di questi rifugiati finisce per pesare in gran parte sugli ebrei italiani. Permette addirittura che fondi delle organizzazioni ebraiche mondiali arrivino in Italia in supporto di questi rifugiati attraverso la Svizzera. C'è un meccanismo che si sviluppa già negli anni 40, primi anni 40, in cui le organizzazioni mondiali, soprattutto statunitense, raccolgono fondi che inviano in Svizzera e dalla Svizzera arrivano in Italia. La centrale della Delasim è a Genova. Questa organizzazione nasce un'organizzazione ebraica, nel corso degli anni, dal 40, 41, 42, si trasforma in associazione ebraico-cristiana, perché molti dei rifugiati sono anche non ebrei. In questi campi di internamento non sono raccolti soltanto gli ebrei stranieri, sono raccolti anche i rifugiati cristiani che vengono dai Balcani, o cristiani o ortodossi. Quindi praticamente questa associazione di sostegno ai rifugiati diventa un'organizzazione non soltanto ebraica, ma anche ebraico-cristiana. Addirittura alla Delasim è permesso di organizzare orfanotrofi, come quello più famoso di Villa Emma a Nonantola, vicino a Modena, dove vengono raccolti un gruppo di un centinaio di bambini rimasti orfani dalle deportazioni in Polonia e Croazia. A quel tempo la Chiesa italiana è retta da Pio XII, che notoriamente era rappresentante dell'ala filo-tedesca, se non addirittura filo-nazista, della Chiesa del tempo. Però al suo fianco c'era come segretario di Stato Giovanni Battista Montini, che invece aveva legami molto forti con la Francia, con l'Inghilterra e con gli Stati Uniti. E la Chiesa Cattolica, il Vaticano, per mantenere un atteggiamento di neutralità riguardo al conflitto, praticamente si era dato una leadership che era equamente divisa tra filo tedeschi e filo alleati, tra il Papa filo tedesco e il segretario di Stato filo alleato. In Italia si poteva contare anche su una forte componente antinazista nell'episcopato
italiana. Gli elementi di punta di questa componente antinazista erano il cardinale Boetto a Genova e il cardinale Elia Della Costa a Firenze. Pensate, il cardinale Della Costa, quando Hitler visitò Firenze, gli sbatté le porte in faccia in modo reale, fece sbarrare le finestre dell'arcivescovato, costringendo addirittura il corteo a cambiare percorso, e impedì a tutti i sacerdoti della diocesi di Firenze di partecipare alle celebrazioni per l'arrivo del Führer a Firenze. Queste due persone, Boetto e Alla Costa, lavorarono a stretto contatto con la Delasem, e il lavoro, che i contatti che stabilirono, poi si rivelarono importantissimi nel momento in cui, con l'armistizio, con la resa dell'Italia nel settembre del 43 e l'invasione tedesca dell'Italia e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, cominciarono le persecuzioni vere e proprie e le deportazioni degli ebrei italiani, non soltanto degli ebrei stranieri, ma di tutti gli ebrei residenti in Italia. Gli ebrei in Italia erano circa 50.000, e quindi si dovette procedere a nascondere tutti questi ebrei. E qui che comincia, si interseca la storia della terza famiglia di cui voglio parlare, che è la famiglia Pick, che a Montesperto era comunemente e popolarmente chiamata la famiglia Pick. Si tratta del dottore Ruben Pick, con la madre, con l'anziana madre Enia e la sorella Sonia. La famiglia è originaria di Leopoli o Lvov, è una città polacca, ora oggi in Ucraina. Allora era la sede di una delle più grandi comunità ebraiche della Polonia. Pensate che al momento dell'occupazione tedesca 200.000 ebrei vivevano a Leopoli. Quando i russi rioccuparono la città non se ne poterono trovare più di 800. Questo per darvi un'idea delle dimensioni dello sterminio dell'Olocausto. 200.000 persone, uomini, donne e bambini, completamente massacrati, dei quali sopravvissero soltanto meno di 1.000 persone. La famiglia Picca era riuscita a lasciare Leopoli prima della guerra, erano stati previdenti, avevano lasciato Leopoli già nel 1935 e si erano recati a Trieste. Ricordate, Trieste era la città dove risiedeva la mamma di Don Milani, dove veniva la mamma Pais, la famiglia degli zii di Don Milani. Quindi di nuovo una connessione che esiste già con Montesperto. Erano rimasti a Trieste fino al 1943, fino all'occupazione tedesca. Con l'arrivo dei tedeschi, ricordatevi che a differenza degli altri territori italiani, Trieste viene annessa alla Germania con l'8 settembre, annessa, cioè non fa parte della Repubblica Sociale, è annessa alla Germania con un legame di protettorato tedesco. La famiglia Pick scappa immediatamente, fugge immediatamente e da Trieste cerca di recarsi più a sud possibile, dove stanno arrivando le truppe alleate, no? Le truppe alleate stanno arrivando dalla Sicilia all'Italia meridionale, stanno risalendo l'Italia, cercano di arrivare il più possibile, si fermano a Firenze. Qui vedete la sinagoga di Trieste, dove soggiorna la famiglia Picca, Trieste, città, e arrivano a Firenze. Anche Firenze è sede di un'importante comunità ebraica, con la sua bellissima sinagoga. A Firenze trovano un comitato della Delasem, ricordatevi, vi ho detto che si erano formati già negli anni 40, un comitato che si era formato, era molto attivo, grazie all'impegno anche del cardinale Della Costa e del giovane rabbino di Firenze, Nathan Cassuto, che qui vedete in questa fotografia insieme alla famiglia,
alla moglie e ai tre figli, e accanto vedete il segretario del cardinale Don Giacomo Meneghello, che era il segretario del cardinale, che era quello che per conto del cardinale curava i rapporti con il comitato. Ecco, quindi la famiglia Picca arriva a Firenze, dove trova questo comitato di accoglienza per gli immigrati, per i rifugiati, che li indirizza in luoghi di rifugio. E questi luoghi di rifugio sono per il dottor Pick, Ruben Pick, la famiglia viene divisa, gli uomini e le donne, naturalmente perché ci sono problemi per gli istituti religiosi. Il dottor Pick viene ospitato nella canonica della chiesa di Santa Felicita a Firenze. Per voi che conoscono Firenze, questo è un luogo noto, siamo vicino al Ponte Vecchio, subito al di là d'Arno. Quello che vedete qui davanti è il corridoio vasariano che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti. Se voi camminate dal Ponte Vecchio per arrivare a Palazzo Pitti, voi incontrate la chiesa di Santa Felicita, famosa anche per ospitare gli affreschi del Pontormo, Don Luigi Gargani è un sacerdote che è direttamente impegnato in questo comitato, ospita il dottor Pick, mentre la madre e la sorella vengono assegnate a quello che in quel momento è il più importante luogo di rifugio per i rifugiati ebrei, e che è il convitto della Calza a Porta Romana. Quante volte ci siete passati con la Sita, voi di Montespertoli, per andare a Firenze? Ecco, quando ci passate, dateci un'occhiata. Questo è il luogo dove un gran numero di ebrei vengono ospitati, a un convento. In quel momento si riteneva che i tedeschi e i repubblichini, i fascisti, non avrebbero mai osato entrare nei conventi. Purtroppo era un'illusione, quindi si cercava di concentrare i rifugiati ebrei nei conventi, in grande numero, contando sulla protezione del luogo. Questa illusione di immunità però durò poco. Fin dall'8 settembre tutti i membri della comunità ebraica di Firenze vivevano in clandestinità, me lo dicevano anche i miei parenti. L'8 settembre, lo stesso 8 settembre, Nathan Cassuto, il rabbino di Firenze, aveva dato comunicazione a tutti i membri della comunità ebraica di lasciare le proprie case e di rifugiarsi ad altro domicilio. Quindi tutti gli ebrei di Firenze si dettero alla clandestinità, eccetto quelli che non potevano muoversi, purtroppo, per esempio, gli anziani che erano alla casa di riposo della comunità ebraica, tra cui una prozia della mia mamma, Matilde Nissim, che a 85 anni fu immediatamente presa e deportata e uccisa ad Auschwitz. Ma tutti quelli che poterono lasciarono le loro case e si rifugiarono presso amici, conoscenti, molti anche in conventi. Si sperava che questo sarebbe stato sufficiente, in realtà non fu così. Non fu così. Mentre i tedeschi formalmente mantennero l'impegno preso dal Vaticano di non entrare nei conventi, questo non lo fecero i repubblichini, i fascisti italiani. Il 26 novembre del 43, i fascisti italiani, non si parla dei tedeschi, l'Holocausto è stato fatto in Italia in gran parte da italiani, purtroppo, questo va ricordato. I fascisti italiani irruppero nei locali dell'Azione Cattolica Fiorentina, quindi nei locali che appartenevano all'Arcivescovado di Firenze, in aperto spregio nei confronti del Cardinal Dalla Costa, arrestando tutti i membri del Comitato Delasem che si erano riuniti in quella occasione. Purtroppo ebbero una spia, una persona che fece la spia in cambio di denaro, e che li avvertì quando questa riunione aveva luogo. Quindi questo comitato di cui facevano parte il rabbino di Firenze, Nathan Cassuto, alcuni componenti della comunità ebraica e alcuni componenti della comunità cristiana cattolica di Firenze, furono tutti arrestati
in questa irruzione. Non soltanto i fascisti fecero irruzione nella sede dell'Azione Cattolica, ma fecero irruzione anche in tre conventi nei quali erano ospitati un gran numero di ebrei. Questi conventi erano il Rigatorio di San Giuseppe alle Cure, siamo andati in Piazza delle Cure, purtroppo non c'è più, quindi non lo vedete più, ma questo lo vedete ancora in via Gioberti, il convento delle Suore di San Giuseppe e l'Apparizione, dove erano rifugiati un piccolo numero di donne e bambini, e soprattutto nel convento delle Suore Francescane Missionarie di Maria in Piazza del Carmine. Questa intrusione in Piazza del Carmine fu particolarmente tragica, non soltanto per il grande numero di rifugiati che esisteva a Piazza del Carmine, ma anche perché i fascisti si abbandonarono a episodi di brutalità e di violenza nei confronti delle donne e dei bambini che erano ospitati. Quindi è probabilmente una delle pagine più tragiche dell'Olocausto in Italia, per le violenze che furono commesse in questo convento, nonostante gli sforzi eroici delle suore di proteggere le rifugiate e i bambini che vi erano nascosto. Alla fine furono tutti deportati e uccisi ad Auschwitz. Si salvò soltanto un bambino, Elio Misan, perché una suora ebbe la prontezza di sollevare la gonna e di farlo nascondere sotto la sua tonaca. E questo povero bambino, Elio Misan, fu l'unico che sopravvisse alla sua famiglia aggrappata alla gamba di una suora, che riuscì a nasconderlo in questa maniera all'arresto. Fu un episodio molto tragico, al quale però le persone che erano delegate alla Dalia Delasem ed erano impegnate, e l'arcivescovo di Firenze della Costa in primo luogo, reagirono con estrema prontezza. Immediatamente si decise di fare evacuare tutti i conventi, compreso il convitto della Calza, distribuendo le persone, i rifugiati ebrei, a piccoli gruppi in luoghi, nelle campagne, in luoghi sicuri, in famiglie, in campagne. Insomma, cambiò completamente la strategia. Invece di raccogliere rifugiati in conventi, si decise di distribuirli. Anche l'organizzazione ad Elasem cambiò completamente. Invece di riunioni di comitati, si lavorò in clandestinità, in piccoli gruppi, a compartimenti stagni, senza che una persona sapesse bene quello che gli altri facevano. Era molto pericoloso, per via degli arresti, delle torture, conoscere l'insieme della macchina. Quindi si lavorò a compartimenti stagni, a piccoli gruppi, con però un obiettivo comune: continuare a nascondere gli ebrei, le migliaia di ebrei che erano in provincia di Firenze, in famiglie, in parrocchie, in luoghi nel quali non potessero essere trovati. A questa azione collaborarono tantissime persone. Qui ho messo soltanto alcune delle persone che a Firenze sono state più maggiormente impegnate nell'opera di salvataggio degli ebrei, sacerdoti come Don Leto Casini, Don Giulio Facibeni, della Madonnina alle Grappa, ebrei come Raffaele Cantoni, Mario Finzi, Anna Maria Riquezzagnoletti, Giorgio Nissim, che fu un po' la mente dell'organizzazione della Delasem in Toscana, e il ciclista Gino Bartali, che operò come staffetta in alcune distribuendo carte d'identità false, Maria Luigia Guaita, che è molto conosciuta a Firenze perché dopo la guerra fu la creatrice, la responsabile del centro d'arte del Bisonte, che fu colei che riproduceva le carte d'identità false a Firenze. Io me la ricordo bene, Maria Luigia Guaita, perché nei primi anni 70 si presentò a casa nostra, di mio padre, rivelandoli che lei era quella persona al quale mio padre ragazzo, senza sapere a chi lo portasse,
aveva portato un timbro che era stato sottratto dalla resistenza fiorentina in una fabbrica fiorentina, e quindi portato con staffette, con ragazzi che mi pare aveva 16 anni, che operavano come staffette a Firenze, e poi riportato la sera stessa, prima che fossero fatti i controlli. Mio padre qualche volta mi raccontava di quell'episodio, mi diceva che non aveva mai avuto tanta paura in vita sua, e che questo timbro in tasca li bruciava come fosse un carbone ardente. Ovviamente lui non sapeva a chi lo portava, non sapeva chi glielo aveva dato, gli era stato soltanto dato il compito di trovare una certa busta in un certo posto e di portarla in un altro posto. Del resto la prospettiva di essere arrestati e di essere picchiati era molto concreta. Mio padre stesso, la mia famiglia di mio padre, ha avuto due zii di mio padre che sono morti in una rappresaglia durante il passaggio del fronte a San Niccolò. Se voi andate alla porta San Niccolò, fuori ci sono dei giardini e potete vedere una lapide dove sono segnate, tra gli altri, anche i nomi del fratello della mia nonna e del fratello del mio nonno, entrambi uccisi in una rappresaglia. Ma come vedete, cambiò l'intero meccanismo e i PIC lasciarono Santa Felicita e con Vitto La Calza, e a piedi arrivarono a Castiglione, dove con una lettera si presentarono al prete Gian Giulio Gradassi, il quale li accolse, e la storia racconta che pioveva e che Giulio Gradassi, che era già anziano e malato di tubercolosi, prese la bicicletta e cominciò a girare per le campagne intorno per cercare delle famiglie che fossero disposte a accogliere questi tre rifugiati, perché non era sicuro tenere tutti insieme. Continuò a fare lo stesso per tutto il periodo della guerra, fino alla liberazione della zona a fine luglio del 1944, poiché era molto pericoloso, perché era estremamente pericoloso avere un ebreo in casa, si rischiava la morte, non si rischiava. Giulio Gradassi per certi periodi ospitò queste persone, PIC, la madre, la sorella, nella canonica, altre volte le affidò a delle famiglie di contadini della zona, i quali però non sappiamo il nome, sarebbe interessante saperlo. Sappiamo però che per esempio per un certo periodo il dottor PIC fu anche ospite a San Donato a Livizzano da Don Giuseppe Santini, che era amico di Don Gradassi. I tre furono fatti girare, diciamo, per la zona. Molti sapevano e nessuno parlò. Questo va a merito dei Montespertolesi. Questo va a grande merito dei Montespertolesi. Ci sono stati arresti nella provincia di Firenze, anche in zone limitrofe, no? A San Casciano, a Greve, a Limpruneta. Nessun arresto è stato fatto a Montespertoli. Nessun arresto è stato fatto a Montespertoli, nonostante che molti sapessero. Castiglioni è accanto alla tenuta della Villa Frescobaldi. Ovviamente niente poteva essere fatto lì senza che il fattore lo sapesse, ma nessuno disse nulla, anzi ci sono testimonianze di grande solidarietà tra questa famiglia e le persone del luogo. Questa è una foto di Don Giuseppe Santini, parroco a Pulica di Vizzano, che è stato fra l'altro poi anche parroco a Empoli, persona che ancora riconosco, che è ancora riconosciuta, ricordata con grande affetto anche a Empoli. Ripeto, molti erano a conoscenza, grazie alla dottoressa Daniele Brenci, responsabile degli archivi del Comune di Montespertoli, mi è stata fornita questa testimonianza raccolta da Andrea Pestelli di Grazietto Masini nel 2013, allora 85enne, di Castiglione, il quale alla domanda se poteva confermare che il dottor P
Pic era stato ospitato, così rispondeva: certo, il dottor Pic, lo ricordo bene, lo teneva nascosto nel campanile perché a Castiglioni c'era un comando tedesco che ci rimase per un mese. Era un bravo dottore e curò anche le persone castiglioni che ne avevano bisogno. Un giorno, quando eravamo nel rifugio qui alle case, uno di noi uscì per andare a prendere l'acqua in Pesa e fu ferito nelle schegge di una granata. Fu proprio il dottor Pic a curarlo. E so che anche a Livizzano ci sono persone che ricordano la presenza del dottor Pic nella canonica con Don Giuseppe Santini. Quindi molti erano a conoscenza, molte famiglie erano a conoscenza, ma niente trapelò. E qui concludo, non è questo l'unico episodio di solidarietà. Non è questo l'unico episodio di solidarietà. Nello stesso momento in cui i fascisti facevano irruzione nei conventi a Firenze, le autorità repubblichine di Montespertoli procedevano al sequestro dei beni ebraici a Montespertoli. Non la tenuta di Gigliola, perché Albano aveva fatto la tenuta di Gigliola, originariamente era intestata a Albano e alla moglie, quindi sarebbe dovuta essere sequestrata in parte. Albano era in modo previdente, era riuscito a farsi trasferire la proprietà della moglie a suo nome e quindi la proprietà di Gigliola non fu toccata, anche se la madre Alice era a Montespertoli dal 42 durante la guerra e quindi dovette poi rifugiarsi. Infatti poi lasciò Gigliola e si rifugiò in una villa presso Firenze con il figlio maggiore, dove rimase poi a Bello Sguardo, dove rimase poi per gli ultimi mesi della guerra. La tenuta invece di 300 fu sequestrata. Questa è la tenuta che apparteneva agli zii di Don Milani. Questa fu sequestrata dalle autorità repubblichine di Montespertoli, però gli zii evitarono l'arresto. E qui è un altro episodio di solidarietà che ci viene raccontato dalla nipote di Don Milani, Valeria Milani Comparetti, nel libro Don Milani e suo padre. Ci dice: l'arresto fu scongiurato da un anonimo benefattore che li preavvisò in tempo della minaccia, permettendo loro di mettersi ai ripari. Non sappiamo chi sia stato. Probabilmente la notizia trapelò da carabinieri o dal comune, non lo sappiamo. Sappiamo però, come è successo in altri luoghi d'Italia, che nel momento in cui fu comunicata alle autorità locali di procedere all'arresto di ebrei, queste autorità di polizia fecero filtrare la notizia il tempo necessario che le persone si potessero mettere in riparo. E così successe per la madre di Don Milani e così successe per gli zii di Don Milani a 300. In altro episodio di solidarietà, gli zii di Don Milani devono la vita a qualcuno che a Montespertoli gli fece sapere del loro imminente arresto. E ultima notazione, veramente l'ultima notazione: non sappiamo chi sia stato, non sappiamo anche chi sia stato un altro benefattore di Montespertoli. Wanda Lattes, Nierenstein, famosa giornalista e scrittrice ebrea fiorentina, nel suo libro di memorie ricorda che quando da giovane lei era nascosta presso amici a Firenze, lei ricorda che c'era un ragazzo che lavorava al comune di Montespertoli che riuscì a portarci diverse tessere per gli alimenti. Domandavo poco prima del collegamento al sindaco, forse riuscirete a scoprirlo. Non sappiamo altro, però sappiamo che era un giovane, probabilmente sui 20-25 anni, che lavorava a Montespertoli, al comune di Montespertoli, che quindi aveva accesso alle tessere annonarie e, come fecero tante persone in tutti i comuni italiani, rubò documenti, o li furono dati da altre persone del comune, documenti, tessere annonarie, tessere identità false, che poi lui distribuì ad amici ebrei fiorentini che vivevano in clandestinità.
Wanda Lass dice che loro riuscirono a sopravvivere grazie a queste tessere che dava loro da mangiare, quel poco da mangiare che era possibile a quei tempi. Con questo concludo la mia presentazione. Siamo all'inizio di un percorso che il Comune di Montespertoli mi ha invitato a condividere. Queste sono cose di cui ho saputo notizia fin da ragazzo, sia da parte paterna che da parte materna, e quindi sono felice di condividerle. Sono passati tanti anni, e è difficile avere testimonianze dirette, ma se qualcuno ancora ricorda o ha dei ricordi di famiglia, forse è il momento che questi ricordi siano condivisi, perché sono storie importanti che costruiscono l'identità di una comunità e sono poi storie importanti che devono essere fatte condividere ai propri figli, ai propri nipoti, alle generazioni future, perché l'Olocausto non è stato qualcosa di lontano, avvenuto in terre lontane, ad Auschwitz, fatto dai tedeschi. L'Olocausto è stata un'esperienza molto, molto vicina, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone in Italia, alcune nel male, perché gli ebrei che sono finiti ad Auschwitz, la maggior parte di loro non sono stati arrestati da tedeschi, sono stati arrestati da altri italiani, e nel bene, perché se decine di migliaia di ebrei in Italia si sono salvati, è perché alle loro spalle hanno avuto altrettanti italiani come loro, che li hanno salvati, che li hanno aiutati o che non li hanno traditi, anche in tempi in cui poteva essere molto facile dire una parola e ricevere una ricompensa. Quindi anche il silenzio, l'appoggio sono stati essenziali per questa esperienza di salvezza. Come vedete, la salvezza degli ebrei non è stato l'atto eroico compiuto da poche persone, è stato la somma di tanti piccoli eventi di eroismo, tanti piccoli episodi di eroismo. Queste persone hanno tutte rischiato la vita, anche per poco. E quindi è giusto che noi oggi ne ricordiamo la memoria, e ricordando la memoria ricordiamo anche l'insegnamento, il loro insegnamento, che talora è il momento di mostrare coraggio e di vivere secondo i principi. E che tante persone l'hanno fatto poi senza chiedere nulla in cambio, senza finire sui giornali o sulla pubblicità, ma l'hanno fatto tanto, come mi ripeteva sempre anche mio padre, perché era la cosa giusta da fare. Grazie. Grazie a te, Gabriele. Tolgo un attimo la condivisione dello schermo, almeno torniamo noi. Allora, non so se c'è qualcuno sulla pagina Facebook che ha fatto delle domande o ha delle curiosità su quello che ci siamo detti. Vado un attimo a recuperare qualche commento. Intanto ho occasione di vederle, quindi bisogna che tu me le dica a te. Sì, sì, te le leggo io, se c'è qualcosa. Intanto grazie, perché vedo c'è dei messaggi molto interessanti di persone che non conoscevano certe storie, quindi ci ringraziano per questo momento. È bello vedere quando la microstoria, la storia locale, gli eventi, i personaggi locali che poi ci rimandano dei nomi, delle assonanze che si conosce e fanno parte della nostra quotidianità, che rappresentano anche dei nomi dei luoghi, come quello relativo alla famiglia Sonnino, si intrecciano con la nostra, con la grande storia, no? Quindi questo è sicuramente una cosa molto interessante e curiosa. Come ha detto Gabriele, questo è l'inizio di un percorso che vogliamo fare di ricerca su questa cosa qui. Allora, c'è Valeria Milani Comparetti, che ha seguito la diretta, che chiede di poter intervenire, però
Io non ho modo, Valeria, di poterti inserire in questa diretta, perché siamo su uno strumento che è differente da Facebook, che poi rimanda l'immagine lì. Quindi se hai qualcosa da scrivere o da dire, bisogna che tu scriva, ecco, quindi commenta scrivendo. Valeria, volevo dire, Alessio, Valeria, volevo dire, intanto salutarla e ringraziarla per essere presente. Gli ho mandato un messaggio sulla pagina Facebook, e avrei molto piacere poi di condividere alcune che ho anch'io a qualche domanda ulteriore, ringraziandola ancora per soprattutto il libro che lei ha pubblicato su Domirani e suo padre, che è pieno, che è una miniera di informazioni, di fotografie, di documenti riguardo alla famiglia Milani. Ci sono tanti aspetti interessanti che vanno approfonditi, per esempio sugli zii di Don Milani, che avrei piacere di approfondire, che penso inviterei Valeria a mettersi in contatto anche direttamente con il sindaco di Montespertoli per chiarire tutti questi aspetti che sono affascinanti. Valeria, io scrivevo nel messaggio che la mia famiglia è stata legatissima ai Milani per tutta una serie incredibile di coincidenze, da quando ero piccolo, che ricordo Don Lorenzo a Firenze, a ora all'Università del Michigan, dove sono collega di Nicola Terrenato, che è un membro della famiglia Milani, e siamo colleghi allo stesso università, legati da profonda amicizia. Quindi abbiamo avuto un'esperienza molto, anche con la sua sorella, ne parleremo poi a voce. Grazie comunque, è importante che questo legame continui, perché ci sono ancora tanti aspetti da approfondire. Credo proprio sia questo il tema più importante, perché vedo dai commenti, e non sto a leggerteli tutti, poi magari Gabriele, se riprendi il file della diretta sulla pagina, li leggi, ma per tanti montespertolesi è stato un momento di scoperta questo, di una serie di storie, di racconti che non si conoscevano. Lo stesso del dipendente comunale su cui ci interrogavamo pochi minuti prima della diretta, e che l'abbiamo fatto anche ora, è sicuramente una storia da andare a ricercare, no? Perché sono quelle storie che poi passano inosservate, ma sono quei tassellini che hanno permesso a una persona di salvarsi, di mangiare qualcosa in più, e che hanno messo a forte rischio la vita di chi ha fatto quel gesto, perché probabilmente come al tuo babbo bruciava come un tizzone di un carbone ardente quel timbro, anche a questo ragazzo che poi doveva tornare a Firenze, le tessere sicuramente tenerle in tasca bruciavano molto, e quindi mettere a rischio la propria vita, perché a prendersi una fucilata così ci voleva veramente poco in quel periodo, era sicuramente un gesto di eroismo vero. Noi siamo contenti anche di aver scoperto la storia di Don Giulio Gradassi, che Montespertoli e montespertolesi sanno avere un concittadino tra i giusti tra le nazioni, e quindi questo è sicuramente un altro motivo di orgoglio per la nostra comunità. Sì, tra l'altro Don Grazia è stato uno dei primi in Italia a venire a ricevere questa onorificenza. La maggior parte dei giusti fra le nazioni in Italia sono stati poi gli è stato poi dato il riconoscimento negli anni 90 o negli anni 2000, insomma, eccetera. Mentre Don Giulio Grazia è stato uno dei primissimi, insieme a Don Leto Casini, uno dei primissimi ad avere questo riconoscimento, ed è una penso un grosso vanto per il comune, e diciamo ancora la sua storia a livello locale non è stata riconosciuta. Io parlavo anche con Riccardo Morandi, che è il fattore a Montagnana, che lui mi diceva che aveva conosciuto delle persone anziane, alcune purtroppo ora già scomparse, che ricordavano questi eventi,
e certamente erano molte le persone che conoscevano, no? Diciamo, stava nascosto nel campanile, ma poi curava tutte le persone del luogo, quindi era ben conosciuto. E so che anche quando in occasione della morte di Don Santini, anche Don Santini, Giuseppe Santini è una figura da riprendere, ho letto che quando è morto Don Santini qualche anno fa, delle persone che lo ricordavano anche di questo fatto qui, ricordavano anche della presenza del dottor Picche a Levizzano. E poi ci sono anche altre famiglie che furono coinvolte. Ripeto, Don Giorgio Granassi faceva girare queste tre persone tra diverse famiglie, perché era molto pericoloso ospitarlo. E quindi cambiarono residenza, spesso poi molto spesso rimasero in canonica, rimasero in ospiti da Giorgio Grassi stesso, oppure da Livizzanzo. Tutte e due sono parrocchie nel comune di Montesperto. Noi proporremo siccome Montesperto li sta cercando di realizzare un nuovo polo scolastico e urbanizzare tutta un'area, ci piacerebbe dedicare le urbanizzazioni dell'area, quindi i nomi delle vie, a personaggi come Don Giulio Gradassi, affinché nei luoghi dove le nostre nuove generazioni andranno a scuola ci può essere testimonianza di questi gesti qui e di queste persone qui. E quindi, visto che ancora non è stato fatto niente in tal proposito, avremo anche un po' di tempo, tanto le scuole non sono di realizzazione purtroppo nel corso del 2021, ecco, per intenderci, quindi avremo un po' di tempo. Vado sulla pagina Facebook e ci sono ancora tantissime persone che ci ringraziano. Valeria Milani ha detto: il piacere sarebbe tutto mio, per scambiare un po' di informazioni. Ti passerò il numero, Gabriele, di Valeria. C'è Valeria sempre che dice che era un maresciallo dei carabinieri a Montesperto, lì era molto coraggioso e avvertiva gli ebrei quando c'era un rastrellamento o un problema, una segnalazione qualsiasi da fare. Quindi si scopre anche che sulla famiglia e gli zii che c'erano. C'è sempre ancora alcuni ringraziamenti di persone che hanno appunto scoperto un po' di storia locale, di storia, di macrostoria oggi. Io dico solamente, poi credo che possiamo chiudere, sono già un'ora e un quarto che parliamo, soprattutto Gabriele ha parlato, perché anch'io come voi l'ho ascoltato con grande piacere. Questi momenti devono farci anche riscoprire un impegno, no? Perché come qualcuno ha commentato sulla pagina Facebook, ci sono momenti in certe parti del mondo, la rotta dei Balcani è una di queste ora in queste migrazioni, dove dapprima era un salvacondotto per salvarsi, l'abbiamo visto nella storia che ha raccontato, ora invece sono tra le barriere più difficili e vengono rispedite indietro le persone che scappano da delle persecuzioni o dalle guerre. E quindi forse c'è un interrogativo da porsi tutti insieme, no? Quindi queste giornate non solo ci devono aiutare a ricordare, a scoprire, a andare a tratteggiare degli elementi della storia e di quello che è successo, ma ci devono lasciare anche con impegno per il futuro, perché ogni volta che qualcuno di noi fa finta di nulla o abbassa la testa quando c'è un sopruso, quando qualcuno viene prevaricato, viene perseguito, quando si abbassa la testa e si fa finta di nulla, allora si dà un po' ragione a quelli che fanno quell'osa lì. E quindi quelle persone che Gabriele ci ha raccontato stasera non hanno abbassato la testa, non si sono girati dall'altra parte, quindi questo è l'impegno che bisogna prendersi tutti noi: non abbassare la testa, non girarsi dall'altra parte, non dimenticare e far sì che non riaccada mai più, perché purtroppo arrivano dei segnali da tutto il mondo che non sono cose che possiamo completamente archiviare, sono cose che abbiamo purtroppo da tenere ancora ben presenti. Gabriele, se vuoi fare l'ultimo saluto, poi abbiamo concluso, direi.
Vi ringrazio di nuovo e non posso che sottolineare quello che hai detto. E di nuovo sono contento di aver avuto questa... Io credo molto a questo tipo di micro storia che si combina con la macro storia, no? Che si combina con gli eventi generali. Per esempio, penso che anche per i ragazzi, per le scuole, sia questo il modo con cui queste vicende debbano essere raccontate, eh? Cioè partendo da dei luoghi concreti. Forse è importante che vadano a Auschwitz, ma sarebbe importante anche che andassero a vedere la parrocchia di Castiglione o la Villa Cigliola. Cioè, mi spiego, perché non sono cose lontane, sono cose vicine, e sono cose che sono state estremamente vicine, e tante persone hanno vissute con grande naturalezza e con grande impegno e grande generosità. Ci rifletteva anche in questi mesi con questa emergenza che viviamo, no? del coronavirus. E tante volte lo dico anche ai miei studenti, ragazzi dell'università, dico: guardate, quando ci sono i momenti di emergenza, le persone rivelano o il meglio o il peggio di sé. E poi dico anche ai miei studenti universitari: guardatevi un pochino come avete voi reagito in questi mesi, perché se avete reagito bene è un gran buon segnale, perché vuol dire che nella vostra vita, quando troverete altri momenti di difficoltà, reagirete altrettanto bene. Se invece avete reagito male, forse è il caso che cominciate un pochino a guardarvi dentro, no? Perché veramente in quegli anni abbiamo visto il peggio e il meglio. Il peggio e il meglio. Sono state degli episodi di straordinaria brutalità, anche in Italia. Spesso ci siamo un po' autoassolti che erano i tedeschi, ma in realtà tante cose sono state anche il prodotto del peggio che tanti italiani hanno mostrato. Però c'è stato anche il meglio, il meglio fatto con grande semplicità, e questo ci dovrebbe mettere al riparo da tutte queste ipotesi revisioniste di negazionismo, quelli che dicono l'Austria non è mai avvenuto. Ora so che esce anche un libro che mette in discussione Bartali. Certo, sono state le generazioni. Bartali era una piccola rotellina, non si può scrivere Bartali ha salvato 800 persone. Bartali era una rotellina di un meccanismo che ha salvato 800 persone. Senza quella rotellina queste 800 persone non si sarebbero salvate. Cioè, è questa la cosa da capire, cioè che i più grandi eventi nascono come dimensione collettiva, attraverso il piccolo sacrificio, il piccolo eroismo compiuto dai singoli. Io spero veramente che riusciate a identificare, avevo sentito dire anch'io del maresciallo, che riusciate a identificare il maresciallo dei Carabinieri, di cui ci parlava Valeria Milani, e il giovane impiegato del comune di Montespetto, perché queste persone meritano di essere ricordate. E noi ci proveremo a fare questo. Chiudo ricordandovi che chi vuole, fino al mese di aprile c'è l'installazione temporanea dei pannelli dello Yad Vashem al Centro per la Cultura del Vino i Lecci, dove abbiamo spostato temporaneamente la nostra biblioteca. Quindi nei prossimi giorni, che ha l'occasione di fermarsi un attimo, può fare una visita a questa mostra con questi pannelli, che sono molto emozionanti e molto toccanti. Io ringrazio, lo devo fare, Gabriele, perché ha accettato l'invito. Ringrazio soprattutto il mio vice sindaco Marco Pierini e l'assessore alla cultura Alessandro De Toffoli, che hanno creduto in questo progetto e lo hanno portato avanti, lo staff del comune si è occupato poi delle ricerche, che ha dato una mano, dottoressa Brinci, architetto
di Natali, perché è dai lavori di squadra che poi vengono fuori i buoni risultati, come sempre. Io chiudo questa conferenza. Vi ricordo anche che la metteremo sulla pagina YouTube del Comune, quindi chi vuole, o se sapete qualcuno che se l'è persa ed ha reputata interessante, la possiamo fare. Ah, scusate, mi dimentico una cosa. Sarebbe bello, Gabriele ha detto, di portare anche i ragazzi a Castiglioni, e lo faremo quando sarà possibile rifare viaggi della memoria. Ora sono sospese le gite scolastiche, eccetera, ma immagino per l'anno 2022. Proporremo alla scuola media un percorso dove i ragazzi che hanno l'occasione di andare, anche quelli delle classi, quindi faranno un'esperienza sul territorio per vedere anche quello che andranno poi a vedere alla fine del mese di maggio. Di solito avremo modo di presentarglielo anche in chiave più locale. Sicuramente questo è uno stimolo da accogliere. Io chiudo qua con quest'ultimo impegno. Ancora grazie Gabriele, grazie a tutti quelli Grazie. che ci hanno seguito stasera. Ho visto che erano sempre 80-90 persone a seguirci, e quindi è andata bene. Grazie e buona serata a tutti quando si chiude. A Grazie. presto.